questi sono i nostri punti di riferimento, la formazione, riuscire a coinvolgere i volontari in dei percorsi formativi che poi loro mettono in atto in ogni agire sul territorio, in tutte le comunità che loro servono. La formazione, il volontario formato per noi è l'obiettivo principale, perché con un volontariato formato riusciamo ad avere quella credibilità che ci consente tra i cittadini riconoscibile il nostro emblema di Croce Rossa come segno di umanità riconosciuto universalmente. Tanti i volontari presenti al campo formativo regionale della Croce Rossa italiana. La formazione è fondamentale per contribuire alla loro crescita e le proposte formative sono state tantissime per poter scegliere tra le varie tipologie di corso. Istruttori manovre salvavita, operatori di sala operativa, workshop sulla didattica e comunicazione sono solo alcuni dei temi proposti. Durante l'evento si è tenuto anche un appuntamento molto importante sul progetto Città Cardioprotette e sono stati consegnati 12 defibrillatori ai comitati di Croce Rossa italiana coinvolti nel cratere sismico. Oggi in particolare ampliamo un progetto iniziato nel post sisma proprio per i comuni colpiti da sisma e doniamo ancora nuovi 12 defibrillatori grazie all'EPAP, a cui seguiranno degli incontri formativi proprio per i comuni e per i cittadini in modo tale da poter diffondere sempre di più le manovre salvavita, l'utilizzo del defibrillatore e creare sicurezza un po' in tutto il contesto regionale come avviene in tutte le province. Presidente, che cos'è l'EPAP e come ha contribuito con Croce Rossa italiana? L'EPAP è l'ente di previdenza e assistenza di pluricategoriale, unica evidenza in Italia. E nel momento in cui c'è stato l'evento abbiamo raccolto la sensibilità di stare vicino alla popolazione e ai colleghi che agivano nelle Marche, quindi abbiamo raccolto una disponibilità economica anche importante e dopo siamo stati affascinati dal progetto della Croce Rossa e quindi abbiamo pensato che la migliore localizzazione o comunque il miglior contributo potevamo farlo tramite loro, quindi oggi ci troviamo a vedere concretizzato un progetto che noi riteniamo importante e quindi siamo noi a ringraziare la Croce Rossa per questa opportunità. Una giornata importante per i volontari che contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a farsi promotori di una cultura della non violenza e della pace. Spieghiamo ai nostri telespettatori come fare per diventare volontari della Croce Rossa. Nelle Marche ci sono 33 comitati di Croce Rossa, quindi bisogna rivolgersi al comitato di competenza, che ne so, Fabriano, si rivolge al comitato di Croce Rossa di Fabriano e chiede quando fanno i corsi di ammissione, i corsi di ingresso al comitato, alla Croce Rossa. Generalmente ne fanno uno o due l'anno, più due che uno, e da lì poi dopo faranno un corso che durerà un mese circa, faranno il corso base di ingresso dove si spiega appunto che cos'è la Croce Rossa, cosa fa la Croce Rossa e via dicendo, e poi da lì si faranno tutti i corsi per fare soccorso in ambulanza, per fare assistenza nei trasporti, per fare il sociale, per fare l'amministrativo e via dicendo.